giornalista agguerrita, Future Libertà in tutta Italia vede nella Sicilia un punto di forza. In tutte le competizioni amministrative che abbiamo fatto sotto il segno di Future Libertà non siamo mai scesi sotto il 4%. Presenti su tutte le quattro province della Sicilia occidentale, poi un problema, abbiamo caratterizzato anche la lista dal punto di vista generazionale, tra le teste di serie, nei primi quattro posti un giovane under 30, abbiamo tante donne in lista, professionisti, abbiamo voluto dare un segno di una rappresentazione della cittadinanza in tutte le sue sfaccettature. Il nostro segno distintivo è una grande battaglia per il ripristino della legalità in Italia, che significa recuperare risorse enormi. Basti pensare a ciò che drenano al bilancio pubblico le mafie, la corruzione e l'evasione fiscale. E noi qui siamo costretti dalla legge elettorale. La legge elettorale impone una soglia altissima, che è quella dell'8%, per cui non c'è stata la possibilità di fare liste di coalizione come per la Camera dei Deputati. Quindi al Senato tutti nella stessa lista, ma mi permetta di dire, ciascuno con la propria identità, e quella di Futuro e Libertà è molto chiara.